Ciao ragazze, allora oggi video haul di make-up, vi faccio vedere cosa ho ricevuto per il mio compleanno per quanto riguarda il make-up e inizio subito col farvi vedere cosa mi hanno regalato i miei amici da MAC. Ecco qui. Sono troppo contenta perché hanno trovato tutto quello che volevo. Sono andata alla MAC a Caserta, se vi può interessare. Vi mostro subito cosa ho ricevuto. Ho già fatto il video su Instagram, però per chi non mi segue lì e non ha Instagram, vi voglio mostrare cosa mi hanno regalato. Allora, inizio subito con il prodottino che, diciamo, bramavo di più. Cioè, quando ho ordinato Eroin c'era online, c'era disponibile il Ruby Woo, però ho detto vabbè, aspetto, non lo prendo. E finalmente Ruby Woo è tra le mie mani, è un rossetto di MAC che bramavo da tanto, e l'inimitabile rosso di MAC Ruby Woo fa un effetto velluto sulle labbra davvero fantastico. È stupendo, raga. Ha un odore, vabbè, come tutti i rossettini di MAC, allucinogeno. E sono troppo, troppo, troppo contenta che è finalmente tra le mie mani. Come tutti i prodottini di MAC, io li tengo sempre nella scatolina, cioè li tengo tipo reliquia. E poi vi mostro il Paint Pot Soft Ochre che lo volevo da tanto perché, me lo mostro subito, è fatto tipo è tipo giallino. Dato che io ho un sottotono giallo, lo volevo perché sia per uniformare la palpebra come primer, ma anche a solo ci sfumo un pochettino di marroncino al lato esterno dell'occhio. Il trucco è fatto, una riga sottile di eyeliner e veramente il trucco è fatto. Vedete, è questa base qui, tipo viral giallo, quindi per le ragazze che non hanno una carnagione, diciamo, giallognola, non lo consiglio, vedete? È tipo giallino, infatti uniforma benissimo la palpebra, io mi ci trovo benissimo. Lo utilizzo proprio come primer, infatti questo trucco l'ho fatto utilizzando Soft Ochre come primer ed è davvero fantastico. Ho boicottato Painterly perché c'era anche disponibile Painterly in questa MAC qui, per il semplice fatto che va un po' sul rosino, quindi per evitare che mi faceva tipo l'effetto grigiastro sulla palpebra, l'ho boicottato e ho scelto il Soft Ochre di MAC che è molto più adatto alla mia tipologia di pelle. E poi, per ultimo, ma non per importanza, il che bramavo da tantissimo e onestamente non penso di riuscire, insomma, a comprarlo anche perché ha un costo abbastanza elevato, è il Mineralize Skin Finish di MAC, l'illuminante Soft e Gentle, che davvero io lo bramavo come una pazza esaurita. Ho avuto anche quello lì col nuovo packaging che è davvero carinissimo, vedete? È davvero stupendo il nuovo packaging di MAC. Si apre in questo modo, ha tipo una copertura di plastica. E questo è l'illuminante, raga, è davvero pauroso, è bellissimo, 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 ha una durata allucinogena. Io sono scioccata, davvero. Ne prendo un poco. Guardate qua, l'ho solo poggiato il dito. È davvero stupendo, cioè ha una durata pazzesca, davvero non potete capire. Io sinceramente l'ho visto, lo vedevo dagli altri youtuber, dicevo vabbè, ma ci sono illuminanti comunque che hanno la stessa resa di questo qui di MAC, non è possibile che questo, cioè, è insostituibile. Invece devo dire la verità, io a fine serata gli altri illuminanti non ce li ho, lui c'è, cioè, e sta sempre lì, e non si muove, cioè è davvero qualcosa di assurdo, cioè 39 euro di illuminante, ragazze, li vale, cioè, poi ne basta davvero pochissimo e avete fatto, insomma, il trucco, cioè davvero ne basta poco 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 e state a posto. E vi assicuro che l'effetto è qualcosa di fantastico.
E poi come sample ho preso un altro pochettino di pigmento vanilla che mi avevano già dato alla Maccarriccione quando ho comprato Cyber, ma mi piace davvero tantissimo. Questa volta ne hanno messo un bel po' ed è stupendo. È un beigeolino con delle pagliuzze oro all'interno, molto molto bello. Io l'adoro per illuminare i vari trucchi, sia sotto l'arcata che vicino al condotto lacrimale, è davvero stupendo. Ho due sample e sono contentissima, è davvero un ottimo, ottimo prodotto. E questi, diciamo, sono stati i miei regalini per quanto riguarda MAC, davvero stupendo. Sono super, super contenta perché sono, diciamo, i prodotti che volevo di più in assoluto. Allora, mi pulisco e vi faccio vedere cosa mi ha mandato Mara, che come al suo solito non si è regolata e mi lascia sempre come una babba. Allora, in primis vi faccio vedere questo, perché io quando li ho visti volevo morire, e sono il famoso set di pennelli che li potete trovare su AliExpress, sui vari siti tipo eBay, questi siti qua, Simil Real Techniques o Real Technique. Hanno una morbidezza, una qualità allucinante. Io alcuni già li ho usati, vi sono sincera. E li adoro, ve li faccio vedere. C'è questo che ha proprio la forma a bocciolo, adatto sia per il contouring. Io lo sto utilizzando per applicare l'illuminante ed è qualcosa di fantastico. Questo qui è della marca Sedona. È davvero bellissimo, molto molto morbido, è qualcosa di allucinante, molto molto belli. Sono praticamente identici ai Real Technique perché io ho i pennelli Real Technique per occhi e per il viso e la consistenza delle setole, la morbidezza è la stessa. Poi ho usato quest'altro, sempre fatto a bocciolo, per fissare il correttore, per applicare la cipria sotto diciamo, all'occhiaia per fissare meglio il correttore e mi ci sono trovata divinamente. Questo qua è leggermente più piccolino dell'altro ed è praticamente il dupo di quel pennello famosissimo dei Real Technique che in questo momento, raga, non mi ricordo. Al limite vi metto la foto o qui del pennello ed è praticamente lo stesso, ha la stessa forma. Poi un altro pennellino molto molto carino è questo qua. L'ho utilizzato per non mi ricordo per cosa perché è un po' sporchino, però non mi ricordo per cosa l'ho utilizzato, ma si può utilizzare anche per stendere il correttore in crema, cioè il correttore liquido. Lo stende secondo me divinamente, cioè si può utilizzare per diverse cose ed è anche questo morbidissimo, davvero fantastico. Poi per quanto riguarda gli occhi, ah no, per viso c'è anche questo qui cicciotto, questo qui che diciamo si può utilizzare un po' per tutto, un po' per diciamo per il contouring. Per un contouring un po' più preciso, insomma, si può utilizzare davvero per tutto questo qua cicciotto per il correttore, insomma, si possono trovare vari usi. Io questo qui ancora non l'ho utilizzato ed è morbidissimo e bello fitto, davvero super 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 fitto, molto molto bello. E poi ci sono quattro pennelli, ah no, cinque pennelli occhi. Allora, questo è il dupo del pennello per sopracciglia che c'è nel set Real Technique perché ce l'ho e ancora non l'ho utilizzato. Poi c'è un pennello da eyeliner tipo, lo voglio provare, infatti è ancora il beccuccio perché non l'ho ancora utilizzato. Questo pennello, diciamo, dritto, che si può utilizzare un pochettino per allungare, che ne so, l'eyeliner, non lo so, si può utilizzare per fare un trucco un po' più definito, per vari scopi. Poi ci sono due pennelli da occhi, uno a lingua di gatto e uno un po' a C, che io utilizzo anche per stendere il prodotto nella piega. Infatti l'ho utilizzato per stendere questo violetto nella piega dell'occhio.
sono davvero molto molto belli questi pennelli qua e li sto adorando davvero. Poi vi faccio vedere, allora, due blush che mi ha preso Mara. Allora, uno è di Catrice, che questa qui è una edizione limitata, Onjotra, penso, in francese faccio più schifo dell'inglese, ed è un po' vecchiotta questa collezione, però è molto molto bello. Questo blush è matte. L'ho già usato, vedete, è questo prodottino qua, molto molto bello, molto discreto come blush, è modulabile, mi piace davvero tanto. È questo colore qui, molto molto bello. E poi mi ha preso la collezione, quella uscita da poco di Essence, la Rock Out. E questo blush è fantastico, è quello che mi vedete su, perché è anche bello luminoso se prelevate tutti e tre i colori insieme. Davvero stupendo. È un rosa, vedete, satinato, bellissimo. Infatti, se lo trovate nei stand, io ve lo straconsiglio. Vedete? È quello che ho su, è molto molto luminoso, fa davvero un effetto bello glow sul viso, davvero molto molto bello, ve lo straconsiglio. E nulla, questi due blush qui. Poi un prodotto che mi sta piacendo tantissimo è questa nuova cipria di Essence, la Stay All Day 12 ore Long Lasting Powder, ed è quella che ho sul viso nella colorazione 40 Matte Honey. Ed è praticamente il mio stesso colore di pelle, ma mi piace molto il finish che ha sul viso e la consistenza, perché è davvero impalpabile, dura davvero tanto e mi piace. Vedete, è quella che ho sul viso e davvero mi piace tantissimo. Io, da quando l'ho ricevuta, la sto utilizzando sempre. È davvero molto molto buona. Poi, allora, questa polvere illuminante fantastica della collezione natalizia di Essence Come to Town è davvero carinissima ed è la 01 Make a Wish. Allora, devo fare attenzione perché sì. Allora, c'è il piumino, ha fatto a peluche tipo bianco, e questo è il prodotto. È rosino, però se lo mettete insomma sopra, se ve lo andate a mettere su, sono tutti brillantine multicolor. Devo vedere un pochettino come li userò, penso per Capodanno mi darò la pazza gioia e brillerò di luce propria, come si suol dire, con questa polvere qui. Infatti, vedete, ancora, vabbè. Aspettate, mo che è uscita, me la tengo. Vedete, sono tutti, vedete, tutti questi brillantini così. È fatta proprio così questa cosa, questa polvere, è molto molto bella però, mi piace, molto, non lo so, feste natalizie, non lo so, mi piace. Poi, vi faccio vedere questi due liner stupendi, davvero stupendi. Allora, il primo è di Essence, il Crystal Eyeliner, quelli lì nuovi che sono usciti da poco, ed è lo 07 Blue Heaven, che l'hanno messo in linea permanente perché questo qui era di un'edizione limitata che però era destinata soltanto al DM, una roba di queste. Ed è una figata, raga. Non si vede, mannaccia, comunque è olografico. No, non si vede. Non, è qualcosa di stupendo, cioè è olografico. Allora, tipo verde con riflessi rosa, cioè è davvero stupendo. Io vi consiglio di andarlo a provare allo stand perché è davvero stupendo, super super pigmentato, davvero wow. E poi mi ha preso un holographic liner della Catrice, della Limited Edition Haute Future. Penso si pronuncia così, ed è un lillino che vira con è un lillino con riflessi rosa.
molto molto bello. Però purtroppo con questa luce di merda non si vede un cacchio. Aspettate. No, si vede che sono belli luminosi, ma non si vede l'effetto olografico. E purtroppo ci perde, ragazzi. Io vi consiglio quello di Essence in particolare di andarlo a provare allo stand perché rimanete sconvolte per quanto è bello. Poi, sempre di un'edizione limitata di Catrice, mi ha preso un illuminante ed è la collezione Le Grand Bleu, che non conosco, ma perché vi ripeto, Catrice da me non c'è. Vorrei farvi uno swatch, però non vorrei inguacchiare, far uscire tutto il prodotto. Allora, è bianco tipo, beigiolino. Rosino, molto particolare, devo dire la verità, dura anche tanto perché l'ho provato. Veramente molto molto bello come illuminante, un illuminante a penna, è questo qui, molto molto bellino. Poi vi faccio vedere due matite, una labbra e una occhi. Abbiamo queste qua, devono essere quelle, i colori nuovi delle matite labbra di Essence ed è la 15 Honey Berry ed è un bellissimo colore tipo un fucsia, vedete? Un fucsia magenta scuro, molto molto bella. E poi mi ha preso una Effect Eye Pencil Long Lasting nella colorazione 01 Silver Surfer, che è un grigio argento molto molto particolare con dei glitterini all'interno. Questo mi ricorda proprio il Natale, le feste, troppo troppo bello. Ancora non l'ho provata questa qui, però secondo me è tipo la Gel Effect di Essence che io ho nera e dura davvero un botto. Poi mi ha preso un matitone Hello Smoky, questi qui sono quei matitoni neri che già ci sono nella permanente, non so come sbocciarli. E vi faccio vedere, allora, il pezzone è questo ombretto della Catrice, della edizione limitata Feathered Fall Luxury Eyeshadow ed è il Peacocktail. Non so se l'ho pronunciato bene, ma è questa figata qui. È davvero stupendo. L'eyeliner di Essence praticamente è così, quasi. È davvero stupendo. Cioè, guardate qua, è stupendo questo ombretto è qualcosa di fantasmagorico. Guardate qua. Io pensavo che era tipo il club di MAC, non è come il club di MAC. È un colore davvero unico e particolare. Davvero bellissimo, stupendo. Già ci ho fatto un trucco ed è qualcosa di allucinogeno. Poi, allora voglio pulirmi un po' le mani perché davvero faccio schifo, tengo tutti gli swatch in ogni dove. Poi mi ha preso un ombrettino dell'edizione limitata di Essence, la Road Trip, che sto adorando, si può notare, l'eyeliner questo qui, è davvero di qualità. L'ho usato sia come base trucco sia sotto, ce l'ho anche oggi, vedete questo qui, non cola, si fissa bene e anche l'ombrettino in polvere ha un bel colore, bello scrivente, bello pigmentato e anche questo eyeliner qui è molto molto scrivente e pigmentato, vedete? No, gli ombrettini di Essence in edizione limitata sono davvero bellissimi e anche questi qui li ho usati per un trucco molto molto bello come prodotto. Poi di Essence mi ha preso questo duo qui, saranno i nuovi 3D di Essence ed è lo 07 Irresistible Smoky Eye. E questo grigio che ancora non ho swatchato, lo swatch con voi, sembra pieno di glitteroni, molto molto carino, perché all'interno tiene dei glitter rosa e grigio con dei glitter rosa, molto molto bello, che ovviamente dalla webcam non prende. Ha bisogno di una base questo qua e secondo me dà il meglio di sé, ho la mano tutta glitterata, raga, davvero allucinante la cosa. E poi mi ha preso questo ombrettino di Anika, che è molto molto particolare. È un lillino
con delle pagliuzze rosa. Se riesco, ve lo svuoccio. Vedete? È qualcosa di assurdo. Davvero assurdo. Eccolo qua. Non si vede. Comunque, raga, è un lilla con dei riflessi rosa. Molto, molto bello. Cioè, super pigmentato, come avete potuto vedere. Molto molto bello. Aspettate che mi pulisco perché davvero sono penosa, piena di swatch da tutte le parti. E poi perché vi voglio far vedere anche i due rossettini, sono rimasti solo loro, soli soli, poverini. Ce la posso fare. E poi mi ha preso, io che mi pulisco sopra il pantalone della tuta, meravigliosa. Poi mi ha preso due rossettini. Allora, il primo è lo sfumato di Essence, il 15, che è veramente un bellissimo nude matte. E infatti l'ho usato, me lo vedete in una delle foto che vi ho pubblicato di recente sempre su Instagram. E poi mi ha preso questo rossetto di Deborah, che ha un colore, devo dire la verità, molto particolare, ha solo mimore, perché vedete che colore è. Devo usarlo con qualche matita particolare da sotto, perché sennò veramente sembro la morte, perché vedete è un mauve sul marrone, molto molto particolare. Non è male, devo semplicemente vedere come poterlo sfruttare al meglio. E niente ragazzi, questo è quanto. Io davvero ringrazio tutti per i pensieri, i regalini che mi hanno fatto per il mio compleanno. Ah, non c'entra col trucco, i miei cognati mi hanno fatto questo, il Casio Oro che io adoravo e mi hanno regalato per il mio compleanno. Poi le altre cose sono d'abbigliamento, quindi non ci azzeccano niente con questo video qua. E niente, io vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!